Da domenica diventa ufficiale l'uso della nuova traduzione del Messale. Non fu dapprima in latino, poi una prima traduzione quasi letterale dal latino, poi una traduzione, quella dell'82, che era già di mediazione, di allargamento alla sensibilità italiana. Questo è un ulteriore, vorrei dire, ampliamento e adattamento alla sensibilità che stiamo vivendo. Nulla di cambiato nella sostanza, ma nel linguaggio, proprio essendo convinti che il linguaggio ha una sua grande importanza nel plasmare le risposte spirituali che le persone si danno. E qui c'è il Padre Nostro, in modo particolare, che ha fatto più notizia. Ma ce n'è un'altra che è anche molto bella da sottolineare. Quando noi diciamo Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Allora, questa espressione, uomini di buona volontà, negli anni, diciamo nei secoli, ha fatto maturare l'idea che si trattava di persone premiate per il loro comportamento, per la loro buona volontà. In realtà il senso originario non vede come soggetto, come protagonista, le persone di buona volontà. Vede come protagonista Dio stesso. E ora la traduzione sarà pace in terra agli uomini, virgola, amati da Dio. Il concetto biblico che c'è dietro è la benevolenza, la dolcezza, l'attenzione, l'amore di Dio nei confronti dell'umanità. Quindi tutti gli uomini, non solo alcuni. E poi il Padre nostro. Questo non indurci in tentazione. Non ha mai significato che Dio che provoca la tentazione, ma come viene tradotto adesso, non abbandonarci nella tentazione, nella prova, significa fondamentalmente che non c'è una persona a questo mondo che non passa attraverso delle prove. Ed è proprio per questo che non ci dovrebbe essere una persona a questo mondo che non invoca Dio e dica non mi lasciare solo nella prova, no? Non mi abbandonare.